Buon pomeriggio a tutti, gentili telespettatori, benvenuti a questa edizione del nostro giornale che inauguriamo quest'oggi con la cronaca, parlando della brillante operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Brindisi, che è stata denominata Operazione Grisù e ha portato all'eseguimento di 5 ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale di Brindisi su richiesta della Procura della Repubblica. Cinque dunque gli indagati, finiti in manette, responsabili di associazione per delinquere, ma anche di ricettazione, riciclaggio, nonché di furto consumato, tentato e aggravato, e infine porto e detenzione illegale di materiale esplodente e di armi comuni da sparo. L'indagine specifica va a colpire un gruppo criminale che tra l'aprile e l'agosto scorsi ha perpetrato nelle province di Brindisi, Taranto e Bari diversi furti con una tecnica molto particolare, una tecnica esplosiva indirizzata soprattutto nei confronti, come vedete anche dalle immagini, di sportelli bancomat, mediante appunto una miscela di gas esplosivo che veniva iniettata nello specifico e fatta deflagrare mediante un contatto elettrico. I cinque, nell'agosto 2013, l'8 per l'esattezza, erano stati già arrestati in flagranza mentre tentavano di far esplodere un bancomat in provincia di Taranto. E questa mattina, a conclusione delle indagini e degli arresti, il procuratore capo della Repubblica, il dottor Marco Di Napoli, ha tenuto una conferenza stampa. Vi facciamo sentire le sue parole, prima però anche l'audio ambientale degli arresti. Prego la regia. Un lavoro di pazienza avviato dai carabinieri in perfetta sinergia con la nostra procura per raccogliere tutti i pezzettini, passo dopo passo seguire tutte le mosse che faceva questa banda che operava sul nostro territorio compiendo una serie di fatti realizzati con modalità analoghe, assolutamente identiche, fino ad arrivare all'episodio dell'arresto in flagranza che è avvenuto in un'altra provincia e che ci ha consentito poi di ricostruire tutti i passaggi precedenti e di formulare l'imputazione di associazione per delinquere. L'indagine non è conclusa, però diciamo, è motivo di grande soddisfazione essere riusciti a risalire con grande pazienza e con tutte le più sofisticate tecniche di indagine che offre la tecnologia moderna, e anche con il supporto delle conoscenze giuridiche del nostro sostituto che ha blindato l'indagine contro i pericoli delle eccezioni di nullità o di inutilizzabilità. È già un grande risultato essere riusciti a ottenere questo risultato. Naturalmente le indagini proseguono per verificare se possono essere attribuiti a queste persone o eventualmente anche a qualcun altro dei circa 20 colpi che sono stati realizzati con le medesime tecniche. Assicurata la giustizia, come avete ascoltato dal procuratore capo di Napoli, la banda del bancomat, ma le indagini non sono concluse. Avete visto la sequenza, davvero sembrava una fiction, invece era realtà pura. Proprio in occasione dell'8 agosto scorso, quando ci fu la flagranza di reato, e poi le indagini ovviamente sono andate avanti e non si sono concluse, dunque ritorneremo anche nelle prossime edizioni del nostro giornale per i particolari di questa brillante operazione dei carabinieri. Ora cambiamo argomento e parliamo della tanto attesa visita o sopralluogo, che dir si voglia, però istituzionalmente viene denominata visita, quella programmata in provincia di Brindisi alle strutture sanitarie da parte del governatore Nichi Vendola, che questa mattina ha toccato anche la struttura d'eccellenza del nostro territorio, vale a dire l'ospedale Perrino di Brindisi. Ascoltiamo le sue dichiarazioni. Naturalmente i processi si fanno nelle aule di giustizia, ovviamente alla politica spetta il compito di guardare con attenzione nella dinamica del malaffare che è emerso. Noi da tempo cerchiamo di dare forza e coraggio al vertice di una ASL, a cominciare dalla dottoressa Paola Ciannamea, che ha intrapreso non solo una battaglia, diciamo, di rigenerazione, di efficientamento di questa azienda, ma anche una battaglia di moralizzazione. Le inchieste ci hanno confermato nella giustezza di questo sostegno
E per quanto riguarda noi, lo scenario sconvolgente che emerge ci spinge ad accelerare il processo di centralizzazione degli appalti per l'acquisto di beni e servizi, anche degli appalti sopra soglia. Bisogna, diciamo, allontanare, se posso usare una metafora un po' greve, il formaggio dai topi, cioè bisogna mettere sotto controllo e centralizzare tutti i flussi di spesa nella sanità, altrimenti sembra che sia fatale che si ricongiungano cattivi imprenditori, cattivi politici e cattivi burocrati di un'azienda sanitaria. C'è politica nelle risposte che il governatore Vendola ha dato ai numerosi giornalisti presenti, una pendice politica che vi proporremo nella giornata di domani, legata all'attualità politica di questi giorni, e non sembra possa scadere. Di conseguenza vi proporremo appunto domani le dichiarazioni politiche di Vendola. Avete visto alle spalle del governatore il consigliere regionale Epifani, ma anche e soprattutto nella visita istituzionale in provincia di Brindisi la presenza dell'assessore regionale al ramo specifico, e cioè Elena Gentile. Sia Vendola che la Gentile hanno anche preso visione e incontrato i lavoratori Marcas, come vedete dalle immagini, impegnati nel settore delle pulizie degli ospedali della provincia di Brindisi, che manifestavano dinanzi ai cancelli del Perrino. E dunque Vendola e la Gentile, venuti a visitare alcuni reparti dove sono state realizzate ulteriori iniziative per i pazienti, hanno anche incrociato i lavoratori in Marcas. La visita all'ospedale Perrino è stata l'occasione, da parte dei lavoratori Marcas e dei giardinieri, di ringraziare sia la Gentile che il presidente Vendola per la ripresa del processo di internalizzazione attraverso il varo di nuove linee guida realizzato dalla Giunta regionale nei giorni scorsi. Lo recita proprio un comunicato dei lavoratori Marcas, che hanno anche ricordato all'assessore e al presidente che è sempre in piedi la questione del ricorso Marcas al TAR avverso la ditta Romeo, ditta entrante al loro posto, che sarà discusso in sede giudiziaria il 18 dicembre prossimo. La possibilità, richiesta a gran voce dai lavoratori, è di fare in fretta in modo tale da evitare l'ingresso della nuova ditta Romeo, che potrebbe portare ad un allungamento dei tempi con risvolti difficili da prevedere. I lavoratori brindisini hanno anche ricordato che sono stati gli unici a rimanere esclusi dalla prima tornata di internalizzazioni avvenute sino alla famosa decisione governativa di arresto. Si è anche parlato del problema dei giardinieri. Lavoratori, come altre categorie di lavoratori delle ditte appaltatrici presenti negli ospedali, che possono essere internalizzati alla luce delle nuove linee guida della Regione. Una buona discussione, dei buoni impegni, sono il riassunto di una mattinata davanti all'ingresso del Perrino di Brindisi da parte dei lavoratori Marcas. Ed ora cambiamo argomento, ci trasferiamo direttamente a Bari per una cerimonia molto suggestiva e pregnante. Presso il Sacrario dei Caduti a Bari si è tenuta la cerimonia per il 70° anniversario della strage di Cefalonia e Corfù, con l'intervento del presidente del Consiglio regionale, e cioè Onofrio Introna. Però prima di parlare di questa iniziativa, di questa manifestazione, ritorniamo a parlare di cronaca e di ordine pubblico, soprattutto spostandoci per un attimo a Taranto, dove presso la prefettura il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal prefetto, ha incontrato i sindaci o comunque i rappresentanti dei 29 comuni della provincia. Vediamo che cosa è accaduto in queste dichiarazioni. La guardia deve essere sempre molto alta in qualsiasi momento dell'anno. Si tratta di coinvolgere i sindaci come protagonisti assieme allo Stato delle politiche di sicurezza sul territorio. Questo è lo scopo, perché soprattutto nei periodi di particolare delicatezza, quale le vacanze natalizie, la guardia deve essere ancora più alta. E quindi saranno pianificati i servizi in maniera adeguata, ma in tutti i quadranti della provincia, soprattutto quelli più critici e che necessitano di maggiore attenzione. Ma si parlerà anche di protezione civile, di piano neve,
della sicurezza dei cittadini nel suo complesso. Saranno predisposti da parte delle forze dell'ordine, con le associazioni di volontariato e con gli enti locali, dei servizi di vigilanza nelle zone che sono diventate le più critiche per la viabilità della provincia. C'è massima attenzione anche su quell'aspetto, a salvaguardia proprio della sicurezza dei cittadini. E come vi anticipavo, parliamo della commemorazione della strage di Cefalonia e Corfù. Sono trascorsi 70 anni. Questa mattina, suggestiva cerimonia presso il sacrario dei caduti a Bari per il 70° anniversario della strage stessa. Vediamo anche questo servizio. Io penso che la comunità, i cittadini, le scolaresche, i nostri giovani non possono non fermarsi e rivolgere un pensiero commosso e di gratitudine ai circa 10.000 italiani che dopo l'8 settembre furono vittime della barbarie, dell'aggressione brutale delle forze tedesche. I nostri soldati, i nostri militari, i marinai, gli avieri rimasero senza ordini e senza disposizioni, in balia di un ex alleato che diventa un nemico feroce e che rompe anche tutte le cautele, anche quelle dei patti di non aggressione, anche quelle del rispetto della vita umana, e c'è una vera e propria matanza. I nostri soldati sono fatti prigionieri, caricati sui camion e poi negli spiazzi abbandonati vengono falcidiati dalle mitragliatrici. Fu un periodo bruttissimo, però è anche vero che quei soldati hanno restituito al nostro paese l'onore, perché non si arresero. E da quel loro gesto eroico sono nate le scintille, le prime fiamme per la resistenza gloriosa. Molti andarono con la resistenza greca, molti, i pochi che si salvarono, hanno contribuito poi a fare della resistenza una vera epopea di riscatto per la conquista della democrazia. Ritorniamo in provincia di Taranto, perché sabato prossimo a Massafra è in programma una manifestazione particolare, la seconda edizione del premio Taras Pax. Ebbene, presso la Curia Arcivescovile l'evento è stato anticipato proprio questa mattina. Vediamo. L'atteggiamento del popolo tarantino nei confronti di coloro i quali vengono in questa città, in questo territorio, è un segno distintivo, perché in genere nel Mezzogiorno vi è questo stile, questa cultura dell'accoglienza, però quando si insiste e si educa il popolo a questo, i risultati si ottengono, ovviamente con tutte le dovute eccezioni, perché magari ci può essere un segno negativo, non il rifiuto degli altri. La manifestazione massima credo che abbiamo raggiunto come integrazione, credo che l'abbiamo avuto quando qui a Taranto, al centro sulla Croce, i ragazzi stessi hanno voluto che una stanza fosse adibita a moschea. Bene, ci sono stati alcuni ragazzi provenienti dall'Egitto, quindi con rito copto, cristiano, che hanno voluto che ci fosse anche un angolino dedicato al cristianesimo. E allora i musulmani hanno accettato che fosse introdotta in quella piccola moschea che avevamo fatto anche la Bibbia. E credo che sia stato questo anche un segnale molto forte di una integrazione che si desidera, che si vuole ardentemente. Quindi credo che... E poi c'è da dire che in città qui a Taranto, così come a Massafra, forse di più a Massafra, la fusione sta avvenendo tra i ragazzi ospiti e accolti e la cittadinanza, tanto che alcuni di loro sono già inseriti nell'ambito lavorativo, ma anche qui ci sono molti ragazzi che stanno già lavorando e non stanno togliendo il posto a nessuno, perché quei lavori che fanno loro, i nostri si rifiutano di farli, per cui la loro presenza non danneggia nessuno, anzi arricchisce, perché rende possibile cose che magari prima era impensabile poterle ottenere.
Invece con la loro presenza tutto questo è possibile. Il comune di Ostuni è tra i comuni più virtuosi della Puglia dal punto di vista della raccolta di percentuale, della raccolta differenziata, non è tra i primissimi perché sono soltanto 4 quelli di prima fascia, ma ben 15 comuni si sono aggiudicati, tra questi anche il comune di Ostuni, il premio appunto per quanto riguarda la sesta edizione di Comuni Ricicloni Puglia 2013, rapporto regionale di Legambiente, che fotografa lo stato della raccolta differenziata. Premio attribuito nella giornata di ieri. Questa mattina il sindaco Tanzarella ha tenuto una conferenza stampa su questo tipo di riconoscimento ed è stata l'occasione anche per tracciare un bilancio della situazione nella Città Bianca per quanto riguarda la raccolta differenziata. Ascoltiamolo. Nell'arco di questi 2 anni il comune di Ostuni è passato quasi da fanalino di coda nella raccolta differenziata, perché nel 2011 con una percentuale del 9,5% occupavamo un posto oltre il 200° tra i 240 che la Regione Puglia ha intercettato, Legambiente ha intercettato. Siamo passati nel 2012 già al 70° posto con una raccolta differenziata del 23,7%, grazie all'iniziativa che era partita solo nel mese di settembre-ottobre del 2012, e nel 2013 con il 63,4% occupiamo realmente il 15° posto nella classifica generale di tutta la Regione Puglia. Questo grazie all'iniziativa messa a punto dall'amministrazione, ma soprattutto alla collaborazione, all'impegno e alla condivisione di gran parte della cittadinanza. Se è vero che si nota un miglioramento complessivo, perché il numero dei comuni che superano certe cifre di percentuali differenziate è aumentato, però va anche detto che la metà dei comuni della Regione Puglia sta sotto il 20% di percentuale di raccolta differenziata. Dispiace purtroppo constatare che nella nostra ATO, nella nostra provincia, ecco, noi abbiamo una carenza di impianti a dir poco preoccupanti, perché alcuni non sono in funzione, altri non esistono, quindi tutto quello che riguarda un piano di raccolta e smaltimento dei rifiuti che prevede l'utilizzazione di impianti di compostaggio, di biostabilizzazione, una raccolta differenziata spinta per avere un senso, nella nostra provincia ha difficoltà di attuazione. Avevamo un unico impianto di compostaggio pubblico, l'unico di tutta la Regione Puglia, attualmente è chiuso dopo che il sottoscritto, nella sua qualità, nella sua veste di commissario liquidatore, lo ha lasciato al comune di Brindisi. Mi auguro che possa riaprire a presto, ma il problema è grave, perché a fronte di una necessità ed esigenza di impianti per una complessiva capacità di 64.000 tonnellate all'anno, quello di Brindisi, che è l'unico esistente, ha una capacità di 10-12.000 tonnellate. Quindi c'è la necessità, e da questo punto di vista sarà uno degli argomenti anche di programmazione per i prossimi anni anche dei comuni che rappresentiamo, c'è la necessità di ricorrere ad altri impianti di compostaggio che trovino finanziamenti esterni o secondo il project financing, che possano servire bacini di utenza di 80-100.000 abitanti e ridurre notevolmente i costi. Andiamo a Bari per parlarvi di una conferenza stampa tenutasi questa mattina nel centro direzionale della Fiera del Levante per presentare un progetto molto interessante, la Bari Convention Bureau Grandi Eventi. C'era il sindaco Emiliano e l'assessore al marketing territoriale Antonio Maria Vasile. Vediamo. La Fiera del Levante svolge questa attività della convegnistica, la svolge autonomamente e però si
avvale, diciamo, incrementa la propria capacità di attrazione avvalendosi di una rete pubblico-privata costruita dalle categorie, dagli albergatori e da privati del settore, con un manager del settore. Quindi è una specie di potenziamento delle nostre capacità, non è un'abdicazione allo svolgimento di questa attività caratteristica. Il primo passaggio che noi abbiamo fatto è quello di mettere a sistema gli albergatori, quindi di metterci insieme, di capire che siamo una risorsa insieme, singolarmente non lo siamo. Il secondo passaggio è quello stato di venire in Fiera del Levante, che se ne dica abbiamo trovato delle persone altamente competenti che vogliono far emergere le loro caratteristiche, le loro professionalità, e con loro iniziamo un percorso per poter aggregare tutti gli altri soggetti della città, che sono i ristoratori, i tassisti, tutti quei soggetti che all'interno di un congresso, per banalizzare, ma significa anche eventi, fanno parte della filiera. Vi ricordo soltanto che il settore, quando si effettua un congresso, solo il 27% ricade negli alberghi, il 73% ricade sul territorio. Credo che questo sia proprio il voler allargare, abbiamo detto prima in conferenza stampa che stiamo cercando di aprire le porte della città di Bari. Ovvio che non si rivolge assolutamente al mercato interno, non si rivolge neanche probabilmente quasi per niente all'Italia, si rivolge sul campo internazionale questa iniziativa, e per questo ha bisogno che tutti gli attori ci mettano del suo, perché queste iniziative hanno bisogno di energie, hanno bisogno di investimenti. Con tutti gli attori a posto e tutti gli attori partecipi, probabilmente sui mercati internazionali abbiamo più possibilità di riuscire. A Lecce ora per parlarvi di un seminario davvero molto singolare che riguarda un argomento singolare, la lavorazione dei coralli. Nella sala conferenze del Rettorato, seminario del CEDAT, Centro di Datazione e Diagnostica dell'Università del Salento. L'argomento acceleratori, coralli e gioielli. Vediamo le dichiarazioni anche su questo servizio. Questa è una bella occasione per poter parlare ai ragazzi del CEDAD di un'attività imprenditoriale che si lega e si fonda anche con quelle che sono poi delle radici importanti per quello che riguarda Torre del Greco, la mia città, che è una città nella quale la lavorazione del corallo è peculiare, così importante, quasi in regime di monopolio sia in Italia che nel mondo. Ed è anche l'occasione per presentare a questi giovani quelli che sono i risvolti di un'attività che parte dal corallo per arrivare alla gioielleria. Ed ora tuffiamoci delle notizie dall'Italia e dall'estero, sono tante, particolarmente interessanti, ne facciamo sintesi con gli amici di ADN Cronos e le loro top news. Linea dunque ADN Cronos e grazie da parte mia. Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Letta, fiducia per un nuovo inizio. Forconi non si ferma alla protesta in Ucraina, scontri a Kiev davanti alla sede del municipio. Chiedo la fiducia per un nuovo inizio con obiettivi realizzabili e tempi certi, così il premier Enrico Letta nel suo discorso alla Camera. Nelle prossime settimane, patto di governo che chiamerò impegno 2014, dice Letta e attacca Grillo. Si tenta di miserire il Parlamento con parole e azioni illegittime. Terzo giorno di protesta del movimento dei Forconi contro le politiche di austerità. Gruppi di dimostranti si sono nuovamente radunati a Torino. Restano i presidi su alcune strade di Bari e a Roma, piazzale dei Partigiani. A Milano, piazzale Loreto è stato occupato dai manifestanti nuovamente. Proseguono le proteste in Ucraina dei manifestanti pro-UE. Scontri sono scoppiati a Kiev davanti alla sede del municipio. Almeno 9 persone sono state arrestate. La polizia è intervenuta per sgombrare i manifestanti. Dure critiche all'intervento degli agenti sono arrivate dal segretario di Stato americano Kerry. Prima segreteria alle 7.30 del mattino e incontro al Quirinale con il capo dello Stato Giorgio Napolitano per il neo segretario del PD Matteo Renzi. La riunione della segreteria si è conclusa esattamente dopo 1 ora e mezza dall'inizio. Come era stato preannunciato, Renzi non ha rilasciato dichiarazioni.
Dopo la cerimonia di ieri, il feretro di Mandela è stato trasferito dalla sede dell'ospedale militare di Pretoria al Palazzo del Governo, dove è stata allestita la Camera Ardente. Il feretro resterà esposto 3 giorni nell'Union Building, sede ufficiale del Governo e degli uffici della Presidenza. Per domenica sono previsti i funerali e la sepoltura nel villaggio natale di Cuno. L'attore americano Ben Affleck punta il dito contro i paparazzi. Il divo sostiene che i suoi figli sono terrorizzati dai fotografi accampati nei pressi della loro casa. Intanto Kate Winslet è mamma per la terza volta. L'attrice britannica ha dato alla luce il suo terzo figlio. Dopo aver stabilito con 9 centri il nuovo record assoluto di gol nella fase a gironi della Champions, Cristiano Ronaldo guarda avanti e nella terna che si contenderà il pallone d'oro 2013 assieme a Messi e Ribéry, ma al portoghese interessa vincere qualche trofeo e questo ha detto il mio obiettivo. Se la 13ª si brucia per pagare le bollette, a Natale è vietato ridurre il numero di pacchetti per il piccolo di casa. I bambini, infatti, si divertono a fantasticare e scartare. Meglio optare per giochi low cost, che spesso divertono più di quelli costosi. Secondo gli esperti, sdraiati sul tappeto di casa, pancia in giù, i piccoli possono montare, smontare, far correre palline e auto, muovere cuccioli in viaggio in castelli misteriosi, da soli o ancora meglio in compagnia. Dopo i 3 anni, infatti, i bimbi amano stare con i coetanei e mettere a disposizione un gioco da fare insieme agli altri nei pomeriggi invernali. E se molte associazioni animaliste invitano a non mettere un cucciolo sotto l'albero per evitare adozioni poco convinte, è comunque buona l'idea di regalare un gattino. Il gatto è un animale domestico che tutte le famiglie con un minimo di buona volontà possono gestire. Il cane è molto amato dai bambini, ma è decisamente più impegnativo. L'animale domestico ha un effetto terapeutico per il bambino.